Elisabetta Canalis è splendida alla premiere di Cinderella al Greek Theatre di Los Angeles. L'ex velina 42enne porta i capelli sciolti leggermente ondulati e sfoggia un abito color crema poi super chic. Accanto a lei ci sono il marito, Brian Perry, chirurgo ortopedico 53enne, e l'adorata figlia, Skyler Eva, 5 anni. È insieme a loro che sfila davanti ai fotografi entusiasta. La sarda condivide alcune foto della serata sul social. Il film, una nuova versione di Cenerentola firmata da Amazon Video, le è piaciuto moltissimo. Siamo assolutamente innamorati dell'energia di questa versione di Cinderella ed è una serata super divertente, scrive nel post che accompagna le immagini. Film e serata divertente. Attori e ballerini davvero bravi, la storia è rivisitata in chiave più moderna e nonostante la favola di Cenerentola l'abbiamo sentita centinaia di volte, consiglio comunque di guardarlo. La Canalis è tornata negli USA dopo la lunga vacanza in Italia. Il momento che vive la soddisfa moltissimo, oltre alla famiglia. Elisabetta torna in TV. Da domani, 1 settembre, sarà su TV8 con Vite da copertina. In onda dal lunedì al venerdì alle 17:30. Sono felice, ho fatto tanta televisione, ho iniziato da ragazzina, oggi ho 42 anni. Ma è la prima volta che ho un programma in studio da sola, dove sono la conduttrice. Mancavo da qualche anno dalla TV e cercavo qualcosa che rappresentasse quello che in questi anni sono diventata. Crescendo, sono più consapevole, più matura nelle decisioni, più umile, poi ascolto di più. Avevo delle idee mie e Sky mi ha proposto questo programma in passato condotto da altri, con l'idea di cambiargli immagine scommettendo su di me. Ecco, hanno avuto questo coraggio. E devo dire che mi sono trovata nel mio elemento, racconta l'Unione Sarda. Intervisterò tanti ospiti, spiega, poi parleremo di argomenti leggeri, costume, stili di vita, musica e cinema, moda. E delle abitudini delle star.